Sera andavo ad un concerto, io cantavo in un gruppo Mera Menir, dove c'erano mia zia, mia Quindi nonna. avevi già iniziato a cantare. Sì. E il chitarrista è cugino di Terron Fabio. Ok. Quindi dopo questo concerto andavamo a mangiare a casa di Fabio. E si creò questo link, questo contatto subito. Non proprio. Ok, una cena, Sì, così, tranquilla. Ok, panini con le pezzetti. bene, Sì, visto che siamo nel Salento. e iniziai a cantare con questo ragazzo, Diego, ed entrarono Don Rico e Terron Fabio. Iniziarono a farmi discorsi su quanto sia importante seguire la musica e avere stima in se stessi. Tempo dopo E mi tu avevi quanti arrivò anni? Ok. 11. 11. Nell'inverno mi arrivò una cassetta hardcore di Don Rico, tramite questo ragazzo, il chitarrista Diego, che mi disse: sai, i Sud, dopo averti ascoltato, avrebbero piacere ad ospitarti nel loro disco. E così è nato, Radici che Ok, tieni. quindi sei entrata nel loro studio, Sì. ti hanno dato il testo Sì. che hanno scritto loro, no? Perché è Sì. scritto da loro e quindi lo hai interpretato. Sì. E poi questa canzone ha avuto un successo pazzesco. No. Straordinario. Cutrufiano suona il clarinetto. Corde per il violino e per le corde vocali, insomma, Certo, ecco. ecco, fondamentali proprio. Poi c'è un'altra parola che leggo e che veramente mi lascia un po' un punto interrogativo in testa, cioè no. No. Perché no è una parola chiave nella tua storia? I miei genitori che stanno Devo ascoltando chiederlo a loro, devo sicuramente. chiederlo a loro, perché Sì. spesso dici di no, ti impunti, sei un No, po' è perché testarda. più che altro mi hanno spesso rimproverato di aver lasciato sempre le cose a metà, il Ah, pianoforte, il violino, sì. e quindi ecco per questo il no. Poi perché secondo loro sono testarda, molto testarda. Cosa segui? L'istinto quando prendi queste decisioni? Lascio il pianoforte, lascio il violino, cosa segui? Difficile. Oddio, che domanda difficile. Dio, non l'istinto, non proprio Non ti l'istinto. senti convinta di quello che stai facendo in quel momento, allora Sì. dici forse è meglio fermarmi qui Sì, e sì. andare avanti, Non esplorare. so se si può dire una razionalità istintiva, cioè se Sì, si può, si può dire, si può fare. ok. Poi vestiti. Sì, perché Perché vestiti? hanno, diciamo, disegnato il mio cambiamento a livello caratteriale. Cioè, In siamo che passati senso? dall'abbigliamento hip hop, da maschiaccio, sono diventata pian piano signorina col passare del tempo. Quindi diciamo ca cambiamenti di look che ci sono stati, che descrivono bene anche la tua crescita, no? La tua evoluzione come persona. Sì, Eri un po' più quello. maschiaccio prima, adesso sei diventata una signorina? Diciamo, se così si può dire, sì. C'è stata una Sì, crescita, sì. un'evoluzione, va bene. E poi amici. Con un punto Con un punto interrogativo. interrogativo, Alessia, perché amici con un punto interrogativo è una parola chiave? Sì, perché c'è mia sorella che mi dice che io sono una ragazza a capitoli, che per me le Cioè, è persone non bella per questa definizione, fare. ragazza a capitoli. Sì, a Cioè, a periodi si apre periodi, un capitolo, ci sì. sono certi amici, poi lo Ce chiudiamo. ne sono degli altri. Uno è Ecco. fisso ed è qui in studio, che è Sì. Ettore, Che tra l'altro. Sì. tra l'altro è nel video di Sì, è Guardamene. Ah, lui, è lui. ok. È lui, è lui. Quindi se volete vedere anche Ettore, digitate www.radiorizzonti.net. Quindi sei una ragazza a capitoli. Sì. Come mai questa cosa? Oddio, non lo so, forse perché sono. No, non è vero, è perché non mi sopporto, sono lunatica e Sei quindi. complicata tu, Alessia. Con te Complicata? stessa, come sei? Oddio, non lo so. Cioè, so solo che sono abbastanza lunatica, non che dovrebbero essere tutti come me, ma quasi. Ok, va bene, facciamo una cosa, senti, prima abbiamo detto, no, che c'è qualcuno che dice questa ragazza ci riserverà grandi sorprese, quindi non considerate soltanto la sua voce, ma anche le sue capacità autorali. Questa persona che non abbiamo citato si chiama Treble e dal suo ultimo disco ascoltiamo questa canzone. Qual era il tuo amico? Freak. Flick. Dicendo cose che già sono state dette e ridette, semplicemente brava Grazie, Alessia. Rudy. Rudy, lo ringraziamo per questi complimenti che ti fa. Allora, continuiamo con la lista delle parole chiave che ti raccontano. Eravamo arrivati ad amici. Ci stai raccontando, ci stai svelando un po' di aspetti di te, anche del tuo carattere, di come sei. Mi piace questa cosa, perché poi non vengono spesso fuori, no? Nelle interviste che di solito ti fanno, parli molto dei brani, delle Sì, è collaborazioni, vero. degli artisti. Invece oggi ci stai raccontando degli aspetti anche un po' inediti. Stiamo toccando Alessia, un po' di più il tuo mondo. Ti piace raccontarti o sei una persona riservata tu di solito? Ma dipende. Dipende. Se ho di fronte a me persone che
con le quali riesco ad aprirmi, ok, è finita, sono logorroica da morire. Ok, altrimenti bisogna tirarti muta, fuori sì. Le parole con le pinze, va bene. Io leggo dopo amici la parola Merine. Sì, Merine, il mio paese è Merine, sono cresciuta lì e sono molto legata, nonostante gli aspetti negativi che comunque vedo, ma come a Merine in ogni altro paesino sì, piccolo, vicino a Lecce. Però, insomma, è lì che ho le mie radici, appunto. Senti, quindi... voglia di andare via? C'è? Tanta. Sì, perché appunto venendo da Merine, avendo esplorato poi nuovi posti, non solo... Tu hai viaggiato molto, no? Per la musica, sì. Sei stata molto in giro per l'Italia, sì. Ma non solo, credo, no? Sì. E quindi è proprio per questi viaggi, insomma, mi sono resa conto che non ci si può fermare. Hai voglia di vedere, di scoprire, di conoscere. Sì. Ma anche di esplorare altre strade per la musica, magari. Andare magari. Fuori potrebbe darti queste opportunità, queste possibilità, chiedo, non lo so. Beh, sì, sicuramente. No, in realtà sì, è che sì. Ho scoperto di avere una sfiga totale con i mezzi di trasporto, quelli, lo scooter e la macchina, perché appena preso lo scooter ho fatto un incidente, Ecco, e quindi questa è un'altra caratteristica tua proprio. Sì, e non perché io sia... negata, pericolo, diciamo, alla guida, che proprio aggressivo. Succede, sono un po' sì. Sfortunata, allora devo fare attenzione, cornetti, regaliamo le cornetti e porta sì. Fortuna no, per Natale perché ne ha bisogno Alessia, l'abbiamo capito. Scuola, poi altra parola sì. Chiave, scuola. Sì, l'ho un po' odiata per un bel po' di anni. Io quello che ti voglio chiedere è questo, sì. Tu hai iniziato a cantare, io sono una prof anche nella vita, quindi ti faccio questa domanda, hai iniziato a cantare giovanissima, no? Eri proprio una bimba quando hai iniziato a farlo. E poi anche a livelli molto, molto seri, no? Molto importanti, e non è semplice conciliare tutto questo con la scuola, con lo studio. Quindi prof, come vivevano questa cosa? Erano contenti del fatto che tu facessi delle cose così importanti, ti stimolavano? Oppure hai trovato a volte delle resistenze da parte degli insegnanti, quindi hai sofferto per questo? No, assolutamente. No, non c'è stata sofferenza in questo senso, anzi i miei professori mi hanno sempre appoggiato e anche seguito. Tipo a molti concerti trovavo la mia docente di matematica che veniva a farmi complimenti dopo aver cantato. No, quello assolutamente no. È stato un peso perché fondamentalmente ho scelto il liceo scientifico, ma non mi andava. Non mi andava di alzarmi la mattina, non mi andava quella routine, non mi andava devo fare i compiti, non mi andava... Hai sofferto, diciamo, la scuola proprio? Sì, anche il fatto che comunque io avessi... Cioè, ho dovuto per forza abbandonare alcuni concerti, alcune date o anche alcuni progetti per la scuola, però insomma... No, e quindi una ricchezza grande che hai avuto tu, ma tutti i ragazzi che hanno partecipato alla Notte della Taranta. Sì, è vero. Potresti raccontarci un sacco di aneddoti, un sacco di storie, no? Sulle cose che ti hanno detto, su quello che di ciascuno degli artisti ti ha colpito. Guarda, quello che mi è rimasto proprio più impresso è stato Giovanni Lindo Ferretti. Sì, lui ti ha detto una cosa bellissima, cioè che la tua voce è la dimostrazione dell'esistenza di Dio. Sì, no? La cosa che mi colpisce di più è il fatto che io, essendo piccolissima, avevo 12 anni, mentre ascoltavo quelle parole, in realtà guardavo lui, questa persona strana che si inchinava a me, dicevo queste cose, dicevo ok, vabbè, è il personaggio. E in realtà poi col passare del tempo, rivedendo le interviste, riascoltando le sue parole, insomma, mi toccano molto. Hai capito? Sì. Perché all'epoca dici io vivevo tutto questo così, mi arrivava addosso e... Forse non ero neanche consapevole fino in fondo. No, per niente consapevole. Adesso crescendo divento consapevole e mi spavento anche di quello sì. Che mi è stato detto. È vero, va bene. Senti, ascoltiamo un'altra canzone, un brano che hai fatto insieme agli In Sintesi da Salento in Dub. Esco e trovo un percussionista che suona al ritmo di samba e inizierò a cantarci sopra e scoprirò che quella è la mia strada, io non lo so. Va bene, dai, staremo a vedere. Ascolta, velocemente, ci sono ancora delle parole chiave da raccontare. Auditorium. Sì, l'Auditorium, un parco della musica di Roma, collaboro con l'orchestra popolare diretta da Ambrogio Sparagna, mi è capitato di fare un bel po' di date lì, anche molto importanti, avendo anche la possibilità di conoscere personaggi della world music.
E quindi, insomma. È un capitolo importantissimo della tua vita, della tua storia. Tra l'altro, poi con lui tu hai fatto alcune delle canzoni che secondo me sono tra le più belle, per il mio gusto personale, tra tutte quelle fatte in questi anni della Notte della Tarante, che sono Pizzicarella e Sia Benedetto. Veramente, sì. Secondo me sono tra le canzoni più belle presentate alla Notte della Tarante. Quindi ti volevo fare i complimenti. Grazie. Perché ho molto, molto apprezzato quei brani. Poi trovo un'altra parola chiave, Triace. Il tempo sta veramente stringendo. Abbiamo pochi secondi per raccontare chi sono. Okay, Triace. Siamo io, Manuela Gabrielli e Carla Petrachi, tre donne che cantano sulla programmazione elettronica di Marco Rollo e le percussioni di Daniele Leucci. Insomma, da un po' di anni esiste questo progetto. Sì, diciamo che adesso ha un po' cambiato vesti. Infatti io non mi ricordavo questa cosa elettronica. Quindi sono curiosa di ascoltare il disco, che uscirà quando? A febbraio, se tutto va bene, andremo ad incidere, quindi. Va bene. Alessia, il tempo a nostra disposizione è veramente finito. C'era l'ultima parola io. Ascoltiamo Tempo al Tempo e grazie a Treble. L'ascoltiamo tra poco, allora, Tempo al Tempo, perché adesso ci sono le news che incombono. Grazie mille ad Alessia Tondo, cercatela su Facebook e su MySpace, vero? Per saperne di più su di te. Grazie a Danilo Giannelli che si è occupato della regia. Io tornerò con voi qui alla radio venerdì fra le 18 e le 20, ed Emergenze Sonore torna settimana prossima tra le 19 e le 20 di mercoledì su Radio Orizzonti Activity. Cercatemi su Facebook, cercate Emergenze Sonore, Sandra Stefanizzi. Le news adesso, alla prossima. Molto anticipato il pezzo. Il prossimo detto la vedo bene combattiata. Buonasera da Andrea Domani. Anche alla banda aveva sempre da dire. Diuccio dice: non ti preoccupare, anche alla banda aveva sempre da dire, quindi è vero, è vero. Senti, puoi fare tu una domanda all'intervistatrice per Galatina.it? Lei a me? Lei a te. Che cosa mi deve chiedere? No, fallo approfondire l'ultimo punto io, che bello. Ah beh, allora approfondisci l'ultimo punto io. Senti, ok. Era questo difficile. No, io credo che l'ultimo testo che ho scritto possa rappresentarmi al meglio. Un po' un discorso filosofico su quello che è ancora indefinito, il tempo. Torna la filosofia allora. Torna, sempre. E la questione che Sant'Agostino diceva che il presente non esiste? Oddio, forse è vero, potrebbero anche essere delle proiezioni del passato nel futuro. Lui diceva che il passato non esiste più, ecco. Il futuro non esiste ancora, quindi il presente che sta in mezzo fra due cose che non esistono, non esiste neanche. Oddio, è difficile. Ti ha convinta? Benissimo, va bene, grazie.